riprendiamo. Come vedete, le slide non servono, il computer non serve, e quindi se gli va bene, ma andiamo avanti così. Oh, ok. No, sono molto contento che siate contenti. Oh, innanzitutto, questo vi ringrazio per l'apprezzamento di quello che ho portato. La voce un po' più bassa. Sì, siamo. Ma va bene, va bene, ha ragione. Ma io ho già la voce alta, e quindi col microfono è ancora più alto. Sì. Però alzo la voce perché non vorrei che qualcuno si addormenti, solo per questo. Mi sono sicuro che lui sta sveglio. Ok. Quindi iniziamo con che cosa? Un cammino. No? Un bel respiro tutti insieme. Porto le mani qua, adesso facciamo già i due compiti adesso. Oh, mano sinistra, mano destra. Occhi chiusi, occhi aperti, scegliete voi. Vedete come energeticamente come cambia tutto. Siamo sempre aumentati. Allora, ho raccolto qualche domanda, no? C'è qualche informazione. Quello che ho visto un po' di tutti era la curiosità di tutti era ho questo sintomo, questo problema, come posso risolverlo? Adesso non so a dire le cose che mi hanno detto. Nel mio modo di pensare, e che voglio che inizi a diventare anche il vostro, è limitante, ma perché ce l'hanno insegnato a pensare così, è limitante pensare non dormo, prendo la pastiglia. Mal di reni, prendo la bustina. Nel mio modo di pensare, e come quello che ho detto prima, è limitante il corpo sta male, ok? Curo il corpo. Perché? Perché iniziate anche voi da oggi a pensare che il corpo è l'ultimo pezzettino di tutta una cosa che non c'è. E non è semplicissimo. Sono guru, non sono mago, non sono psicologo, non sono psicoterapeuta, ma sicuramente quello da vedere è cosa sta succedendo all'intelletto, alle emozioni, all'intuito, perché il corpo mi sta dicendo quello. Quindi abituiamoci, e non viene tanto insegnato, ultimamente un pochino, i medici, che io sappia non tanto, il medico dà la pastiglia. C'è una signora che mi dice, io non dormo, prendo una pastiglia, non lo so, devo fare. Sì, perché se io non dormo, ma il cervello continua a pensare, posso prendere tutte le pastiglie che voglio, ma il cervello continua a pensare. Un'altra signora mi diceva dell'ansia, ho l'ansia, che cosa devo fare? Andiamo a vedere, perché ho l'ansia? È vero che l'ansia la sento nel corpo e non vorrei sentire l'ansia, ma vi invito a pensare o ragionare seguendo questi tre aspetti, anche lo scoporosi, anche il mal di schiena, sto seduto, sì, ma il mal di schiena può essere anche frutto del fatto che io non riesco a rilassarmi, quindi non mi rilasso perché sono incazzato, quindi sono incazzato perché, cioè, capite come si allarga la visione? E l'invito che vi do è: allargate la visione, non fermatevi a non dormo, pastiglia, mal di ginocchio, pastiglia, colesterolo, bustina. Poi non vi sto dicendo di non usare i farmaci o i farmaci, no, ma i farmaci servono assolutamente, i medici servono assolutamente, sì, ma allarghiamo la visione. Invito ad allargare la visione, perché a volte allargando la visione qualche malessere va via anche senza prendere la pastiglia, la bustina, la terapia. Da qui il cammino. Adesso ahimè devo parlare di cammino perché ho qua la mia materia. Cosa sto dicendo? Il cammino è fondamentale innanzitutto perché va bene, allora, premetto che va bene qualsiasi attività, quindi non voglio discriminare meglio il cammino, ma il cammino è il primo movimento naturale dell'uomo. Chiunque può
camminare col bastone, senza bastone, col deambulatore, col treppiedi, senza treppiedi, col mal di ginocchio. Chiunque può camminare. Ma io posso camminare come cammina la signora? Forse no. La signora può camminare come un'altra signora? Forse no. Ma io non vi sto dicendo camminiamo tutti, o non vi sto proponendo, non vi sto parlando di camminare tutti alla stessa maniera. La cosa importante è adattare il movimento fisico al proprio corpo. Tutti possono camminare. Guai a chi dice o chi pensa, ma io non riesco a camminare. Va bene, farai 3 minuti di cammino. Il maratoneta farà 4 ore di corsa o di cammino. Va bene, ma è movimento e rispetto del proprio corpo. Assolutamente, è il primo gesto naturale dell'uomo. Tutti gli altri movimenti sono adattamento del corpo a un'attività sportiva. Andare in bicicletta è fondamentale, ma serve l'equilibrio, il corpo si adatta a un esercizio fisico. Non nasciamo, il nuoto un po' si avvicina perché nasciamo nell'acqua, ma poi viviamo fuori dall'acqua, sennò saremmo dei pesci. Ma il nuoto è già un tornare, se lo vogliamo prendere in grande, a quando eravamo nel grembo materno, ma naturalmente poi noi viviamo sulla terra, non viviamo in acqua. Poi c'è chi ha più piacere, chi fa salto in alto, non viviamo saltando, sennò saremmo tutta gente di grilli, saremmo, non viviamo, ma camminiamo. Quindi il gesto più semplice e più allenante che possono fare tutti è camminare. Da qui dobbiamo fare una divisione tra camminare o passeggiare e camminare come attività sportiva. Quando molti medici, io non ce l'ho su quelli, non so se c'è qualche medico qua, ma prima che mi sparano, mi denunciano, no? Non ce l'ho su quelli medici, ma io combatto la cattiva informazione. Cioè, il medico che dice, o la signora che da me dice, guarda, mi hanno detto di camminare 10.000 passi al giorno. Io finisco di camminare, passo male dappertutto. Sì, va bene, ma come hai camminato? Come camminato? Giro, rigiro, pago, giro, c'ho la bicicletta, la bimba, ciciare, fa 10.000 passi, capì? Ma è differente fare una camminata sportiva. Non so se conoscete, perché se devo parlare dei gemelli da Milano, dei marciatori, uno dei due gemelli medaglia d'oro a Mosca nell'80, hanno inventato il fit walking, che è la camminata sportiva. Perché hanno inventato la camminata sportiva? Perché se io utilizzo una tecnica per camminare, ho più beneficio di fare una camminata che poi è una passeggiata. Quindi da qui si separa chi cammina da chi cammina come attività sportiva. Il fit walking, non il fit walking, è un nome americano, è un nome inglese perché è più bello, ma di fatto è camminata sportiva, attività riconosciuta dalla Federazione di Atletica Leggera. Quindi diverso è passeggiare 10.000 passi, diverso è fare il fit walking. Perché? Perché è un'attività sportiva riconosciuta dalla Federazione Leggera, e come attività sportiva ha una sua tecnica. Quindi anche per camminare, e per camminare correttamente, c'è una tecnica. Quando una mamma insegna al proprio figlio a camminare, a circa 1 o 2 anni, non gli insegna una tecnica. A me non l'hanno insegnato, non so se volete insegnare una tecnica, ma bene, si alza, solitamente 1 anno, giusto? 1 anno, si alza, cammina, boh, basta, va. Ma, e va bene così. Qual è la differenza? Che se io utilizzo una tecnica, avrò più benefici rispetto a una camminata. La signora che fa ciclismo avrà anche lei una sua tecnica, e se va in bicicletta, o se va in bicicletta con una tecnica, avrò più beneficio che andare in bicicletta senza tecnica. Se vado a nuotare, devo fare 100 vasche,
se conosco la tecnica farò meno fatica di chi si butta dentro, fa 10 vasche e spera di arrivare in fondo. Chi fa il coro, anche per il coro, cioè, dico questo perché quando che esprime, ma anche la signora che diceva workout, no, body build, anche per il body build c'è la nostra tecnica, ma perché c'è la, perché esiste la tecnica? Esiste la tecnica perché semplicemente io acquisisco più beneficio e in più meno traumi. Quindi riuscirò a fare una corretta tecnica, con la corretta tecnica avrò sicuramente un gesto tecnico corretto. Anche per camminare io otterrò dei benefici se utilizzo la tecnica. E qual è questa tecnica? La tecnica è composta da 5 aspetti. Il primo aspetto, vi interessa questa cosa? Il primo aspetto è come utilizzo la pianta del piede, cioè come appoggio la pianta del piede sul suolo. Oh, la signora dice, guarda tu, cos'è sta cosa? Il secondo aspetto è come utilizzo la muscolatura dei quadricipiti e dei glutei. Quindi, se io utilizzo correttamente pianta del piede e quadricipiti e glutei, ho visto già 2 aspetti della tecnica. Terzo aspetto è come utilizzo la muscolatura degli addominali. Perché è importante utilizzare gli addominali? Perché è l'addominale, questo muscolo che avete tutti, tutti ce l'avete, questo muscolo qua che sorregge la schiena. Non è la zona lombare che sorregge il busto. Se vi è capitato di andare a camminare e fare i famosi 10.000 passi che va detto il medico e avete male alla schiena, qualcuno mi dice, eccolo lì, beccato. Perché? Perché non sto utilizzando la muscolatura dell'addominale. Quindi, pianta del piede, quadricipiti, glutei, addominale. Quarto aspetto. No. Appoggio del piede, primo. Quadricipiti e addominali sono insieme, scusa, quadricipiti e glutei sono insieme, secondo, giusto, aveva ragione adesso, scusi. Addominali, terzo. Quarto aspetto è come utilizzo la muscolatura delle braccia, tutto l'avambraccio. C'è qualcuno che magari non saluta più perché dice, no, mi si vede che sono di no, diceva, fa così. Perché? Quindi, perché è importante utilizzare le braccia? Perché sono le braccia che danno il ritmo alle gambe. Non sono le gambe che danno il ritmo alle braccia. Vedete quanta gente, vedete quante cose che quando vanno in giro perché hanno fretta, braccia ferme e vanno lì, una fatica bestiale. Se io utilizzo correttamente le braccia, saranno le braccia che danno la velocità alle gambe. Le gambe seguiranno il ritmo delle gambe. Farò meno fatica e andrò molto più veloce. È abbinato al nuoto. Il nuoto serve per andare a pelo dell'acqua. Quarto aspetto, signora. Sì. Quinto aspetto è come utilizzo il bacino o le anche. Perché voi donne, da questo punto di vista, siete più fortunate rispetto agli uomini. Perché voi donne avete la mobilità del bacino molto più ampia rispetto agli uomini. Gli uomini forse saranno più potenti muscolarmente, forse. Se c'erano più uomini avrei detto il contrario, sicuramente, però sono donne, devo dire così, però sono qui mi sparo. Quindi, cosa succede? Quando la donna capisce come utilizzare correttamente il bacino, facendo meno fatica, a volte è più veloce degli uomini. Perché utilizza il bacino. In più, utilizzando il bacino, il movimento sarà molto più fluido e quindi sarà molto più veloce. Questi sono 5 grandetti? Ok. Questi 5 aspetti che compongono la corretta tecnica fanno sì che io, innanzitutto che definiscano un gesto tecnico, atletico, sportivo. Ma posso anche utilizzarlo quando vado in giro al supermercato, nessuno mi vieta, non è che mi dicono, ah, vorrei stare lì. Perché cosa succede? Perché è un recupero della corretta camminata naturale. La
camminata naturale è quella che ormai abbiamo perso, non tutti voi, ma voi, perché ormai siamo abituati a camminare guardando il suolo. Un po' perché siamo incazzati, un po' perché abbiamo il cellulare, un po' perché abbiamo la borsa, un po' perché devo guardare i cani, un po' i marciapiedi che sono, va bene, ma il fatto di guardare verso il basso non mi farà utilizzare la corona correttamente. Quindi, quando eravamo bambini ci hanno insegnato a guardare i movimenti. Perfetto. Però sì, è vero, ma io posso anche guardare dove sto andando se io sposto l'attenzione 2 o 3 metri avanti. Cioè, se io guardo 2 o 3 metri avanti, comunque se lì c'è un marciapiede disestato, saprò che incontrerò un marciapiede disestato. Diverso è se io guardo la punta dei piedi, perché sto pensando, però sì, nel senso è vero, quindi è proprio un recupero. Posso lavorare con la colonna perfettamente dritta, ma guardare anche cosa sta succedendo, e intanto guardo anche chi mi circonda, e guardo anche chi incontro, e magari saluto anche le persone, e magari mi accorgo di tante altre cose. E tutto questo cosa fa? Fa sì che io provi delle emozioni diverse rispetto alle persone e vado avanti. In più, e non guardo la gente, cioè perché non c'ho voglia, perché ce la faccio, sì, ma va bene, nel senso che ci sono delle strategie, io non voglio, sono incazzato, non voglio nessuno, lasciatemi stare, guardo verso il basso, ma va bene, cioè, nel senso, non va bene, cioè non che non va bene, è disfunzionale perché non lavorerò con la colonna dritta, è disfunzionale perché lavorando con la colonna piegata in avanti, la cassa toracica non si espanderà correttamente, e anche l'ossigeno e l'aria che inalerò sarà molto meno, perché se io sto così, per quanto prendo aria, la cassa toracica non riesce ad ampliarsi. Se io sto dritto con la schiena, la cassa toracica si muove, e questo effetto di respirare, torniamo ancora alla respirazione, produce un effetto bioenergetico che mi aiuta a rilassarmi, che mi aiuta a provare emozioni e che mi aiuta a calmarmi. Tutti questi aspetti fanno sì che io possa andare molto veloce, ma nel rispetto del mio fisico. Non è che tutti devono camminare alla stessa velocità, e allora ci saranno i camminatori e chi non può camminare. Tutti possono camminare rispettando il proprio corpo. Per questo i medici dicono camminate, perché il movimento, come abbiamo visto prima, produce o rallenta l'invecchiamento, ma se voglio ancora avere più benefici, è bene conoscere quantomeno la tecnica. Poi va benissimo anche camminare senza tecnica, non possiamo camminare, però perché no, nel senso acquisire tecnica per poi camminare meglio. E questo è l'aspetto del fit walking. Ci sono poi alcune accortezze da avere che non viene insegnato, iniziando poco. Cosa uso per avere una corretta tecnica? Se io vado a camminare col tacco 17, difficilmente riuscirò a rilassarmi, a respirare. Dovrò avere un minimo di attrezzatura che mi permette di fare il corretto gesto tecnico. Ma allora devo spendere dei soldi, lui mi sta dicendo di spendere i soldi. Non sto dicendo di spendere dei soldi, ma delle piccole accortezze. Perché? Perché l'utilizzare una scarpa con una suola che non abbia troppo tacco, poco tacco, aiuta ad avere una corretta postura. La corretta postura mi aiuta ad avere più beneficio e quindi riuscirò a fare un gesto tecnico corretto. Servono delle scarpe da... No, ci sono scarpe ottime da 10 euro, 15 euro. Non è vero che bisogna per forza spendere 150 euro per... È vero, se io devo fare l'Olimpiade avrò bisogno di una scarpa da 300 euro, perché devo fare l'Olimpiade?
ma se non devo fare l'Olimpiade, avrò bisogno di una scarpa che mi faccia stare comodo, che abbia una buona ammortizzazione, che abbia un dislivello. Quindi serve la scarpa, da questo punto diventa fondamentale, perché è il primo aspetto che si vede nel camminare. Che cosa deve avere? Beh, l'aspetto, la caratteristica è: uno, io devo stare comodo nelle mie scarpe, perché così rispetto meglio il mio corpo. Se io rispetto meglio il mio corpo, sarò in ascolto del mio corpo. Se ascolto il mio corpo, l'intuito mi dirà se sono comodo o se non sono comodo. Se ascolto il mio corpo, l'intelletto mi dirà: ma guarda che sì, vai lì piuttosto che vai in quel negozio piuttosto in quell'altro. Cioè tutte le parti diventano armoniche e io posso ascoltare perché possa avere beneficio. Quindi per questo era tutto il pezzo che abbiamo fatto nella prima parte, era fondamentale. Per questo vi chiedo di non fermarvi a soltanto la punta dell'iceberg, cioè quell'aspetto, ma sempre, sempre vedere. Quella è la mia abitudine, ampliare su tutti i quattro stadi: corpo, emozioni, anche nella scelta delle scarpe ci sono le emozioni, sì, anche nella scelta delle scarpe, ma anche nella scelta delle scarpe soltanto l'intelletto, no, l'intelletto mi aiuta a valutare se posso comprare le scarpe da 150 euro o da 20 euro, l'emozione mi aiuterà a dire le provo e mi fa dire sì, queste mi danno beneficio, queste mi sento scomode, e non c'è una scarpa che è uguale per tutti, assolutamente no. L'intuito mi dirà: ma guarda che sul volantino ho visto che lì costano di meno. Allora l'intelletto, sì, già, ma cioè le tre parti che dialogano tra di loro aiutano ad avere beneficio, perché poi l'obiettivo di tutta questa cosa qui è avere beneficio. Infatti il titolo era Il cammino e i suoi benefici. Io sono partito prima da lontanissimo, ma il beneficio lo ottengo dal cammino, e anche con il cammino posso avere beneficio, che è l'ultimo obiettivo. Se io però non rispetto tutto il preambolo che abbiamo fatto prima, non avrò beneficio, ma non l'avrò con la camminata, non l'avrò con la bicicletta, non l'avrò col moto, con la zoom, non ce l'avrò, perché non ho rispetto di queste tre parti. E quindi la scarpa è fondamentale. Non c'è, come vi ho detto, una scarpa uguale per tutti. Perché magari io sono comodo con queste scarpe rosse che si chiamano XY, ma la signora è comoda con le scarpe XZ. Se io metto le scarpe della signora, sicuro, molto probabilmente, magari sì o magari no, non sarò assolutamente comodo. La signora mi dice: io sono comodissimo. Va bene. Certo, però sicuramente se tutte e due mettiamo il tacco 17 sicuramente non andranno bene per cambiare. Su quello avrò qualche parato di curiosità, non mi preoccupare. L'altro aspetto, che cos'è? È l'aspetto dell'abbigliamento. Perché è fondamentale tutta questa roba? Tutta questa roba? Perché tutte queste componenti che non vengono insegnate, che vai a camminare 10.000 passi, punto, cosa fanno? Sì, più io curo tutti questi dettagli tecnici, più io sarò bene, sarò comfort in quello che metto, in quello che indosso, più avrò la testa sgombra dal pensare: tira la maglietta, pantalone non va bene, scarpe fa male, la due scarpe, e che sarò più intento a pensare a tutta la scomodità che a fare quello che devo fare per poi avere beneficio. E loro insegnano, cioè non viene insegnato, ed è un aspetto fondamentale lo stare comodi nei propri abiti. Non perché allora si cammina e devo mettere la maglietta blu così, ma assolutamente la posso mettere blu, rossa, a me piace il rosso, a te piace il blu, manica lunga, manica corta. L'obiettivo è essere comodi. Quello perché essere comodi? Perché tutti questi aspetti danno beneficio. Logicamente, se io metterò una maglia di lana e ci sono 35 gradi, non avrò beneficio, sarò tutto il tempo di dire: ma che cavolo, su, non ho sventolato, e sarò il tempo di sventolarmi e non avrò beneficio, andrà a discapito del beneficio. Anche lì non è vero,
che devo comprare una maglia da $1 miliardo. Ci sono maglie di tutti i tipi. Sarà l'intelletto che mi dirà: posso comprare la maglia da $1 miliardo? No. E allora comprerò la maglia che servirà a me o che posso comprare. Quindi non c'è, per fare un'attività fisica serve quella roba lì. È vero che se devo fare un mondiale mi serve un abbigliamento tecnico particolare, perché devo fare un mondiale, i top atleti hanno abbigliamenti estremamente tecnici, ma perché sono top atleti. Noi possiamo sì usare materiali da top atleti, ma possiamo anche usare materiali minori, e va bene così, perché l'obiettivo è il beneficio. Un altro aspetto interessante, psicologico, è che non so se vi è mai capitato, che a volte se io metto un abbigliamento tecnico già mi sento un po' più atleta. Non so se vi è mai capitato. Se io, ed è fondamentale anche questo, cioè non è meno importante. E vabbè, si è messo quella maglietta lì. Sì, questa maglietta qui mi fa sentire atleta. Pazienza! Cioè, ci sono ciclisti, dove è la signora ciclista? Che lei la saprà bene. Ci sono signori che vanno in bici, che hanno biciclette che costano una fortuna. Escono, arrivano, se no a Piate Grasso, tornano indietro. Però si sentono degli atleti. E in tutti i campi, nel coro, non ho esempi del coro, ma ci sarà anche lì qualche mania. Non lo so. Nel nuoto, non lo so. Nel camminare, non lo so. Mettere gli stessi pantaloncini dei da Milano fa sentire un campione olimpico. Non so se avete mai visto in gente che ha le magliette come campione italiano, campione del mondo. Perché fa sentire, ci fa sentire un po' atleta, ma va benissimo. Mi fa sentire bene, va sempre nella direzione del benessere. Certo che se metto l'abbigliamento tecnico e poi sto sul divano, certo va bene l'aspetto, va bene, ma non è così, ma certo, va bene, metto l'abbigliamento tecnico e dopo almeno il giro del palazzo lo devo fare, almeno arrivare dietro l'angolo e tornare indietro, almeno sì. Però almeno per quanto. Però è fondamentale anche quell'aspetto lì, che va sempre nella parte della forza, della resistenza, è programmare un minimo quello che io voglio fare, in termini di tempo, in termini anche di programmazione, cioè voglio fare questa attività fisica, ok, mi ascolto, mi piace questa roba, non mi piace, lo faccio solo perché lo fa la mia amica, no, lo faccio, a me piace. Vorrei fare equitazione. No, equitazione. Io sì, posso fare. No. Cioè, programmare e anche avere una visione di quello che io voglio fare e provare a farlo a tutte le età. Non è che la visione ce l'ha soltanto il ragazzino perché è giovane, o a tutte le età. È bene alimentare le visioni. Tutti i top atleti, non so se vedete, mi è mai capitato, più che altro nello sci si vede, prima di una gara, voi anche quelli che fanno Formula 1, si chiudono gli occhi e si immaginano il percorso, se avete mai visti. Quello che fanno è una visione, cioè si immaginano o si vedono loro in quella la visione, e immagino di fare la gara, la corsa, il gesto sportivo, che potete fare tutti. Cosa succede a livello del cervello? Il cervello, che è una macchina intelligentissima, non riconosce se quell'attività fisica l'avete fatta realmente o non l'avete fatta. Se voi immaginate di fare quell'attività fisica, per il cervello l'avete fatta. Quando andrete a fare realmente l'attività fisica, il corpo sarà molto, molto più rilassato. Perché dice, io quello l'ho già fatto. Diverso è andare e fare un'attività fisica, perché il cervello non ha registrato quella sensazione o tutti quegli aspetti.
Quindi è programmazione, è un... programmazione è anche visione. Cioè, pensate, cosa voglio fare? Poi, nel mio caso, se dite camminare, è bellissimo, ancora meglio. Ma pensate, ma io posso camminare, io non posso camminare, ho il ginocchio, c'ho la cara. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Mi metto lì, faccio la mia visione e mi vedo che cammino. E avvengono cose scientificamente studiate, straordinarie. Straordinarie, vi invito a provare. Ma se io... una volta lo facevo, quante volte l'ho fatto, io salivo e scendevo nel fosso e andavo giù, no, ma chi l'ha detto? Non è vera questa roba qua, visione, certo che serve il rispetto del proprio corpo, se prima saltavi il fosso per la lunga, adesso non è che uscite fuori e provate, va bene, ma potrò ancora fare, diverso è non faccio più. E se faccio, inverto il principio di invecchiamento e quindi avrò benefici. Camminare è un gesto tecnico, un gesto naturale, è il primo gesto che si fa. Quindi fare una visione è fondamentale. Abbiamo fatto degli studi. L'alimentazione invece? Ci arriviamo, grazie, sì, ci arriviamo. Un aspetto fondamentale, anche quello, è giustissimo. Hanno fatto degli studi, sia per gli sportivi, che ci hanno preso due campioni di sportivi, ci hanno preso un gruppo di giocatori di basket e un gruppo di giocatori di basket li hanno messi a basket, cioè, quel team, quella palla, perfetto. Li hanno messi ad allenare, a tirare la palla fisicamente, cioè dare la palla e tirare, dare la palla e tirare. Un altro gruppo di atleti li hanno messi a fare soltanto seduti con gli occhi chiusi a immaginare di tirare la palla e fare canestro. Un terzo gruppo gli hanno fatto fare metà allenamento tirando la palla, metà allenamento seduti a immaginare. Secondo voi chi aveva delle percentuali più alte di realizzazione? Chi, secondo voi, chi ha raggiunto il livello maggiore? Il primo gruppo, solo tirare. Secondo gruppo, solo immaginazione. Terzo gruppo, tutti siete per il terzo gruppo? Il secondo? D'accordo per il secondo? Tutti e tre i gruppi di atleti hanno raggiunto lo stesso risultato. Quindi non c'è soltanto se io devo fare 10 km, devo percorrere fisicamente, scientificamente, trovate gli studi. Questo quindi non vuol dire che se devo fare 10 km, devo camminare 10 km, se no non farò mai 10 km. Se io faccio un po' penso e un po' non farò 10 km. Se io immagino soltanto, tutti i tre campioni top atleti hanno raggiunto lo stesso livello. Allora voi adesso mi direte, ma sai cosa? Io domani sto sul divano, 10 km, quello che probabilmente voi che non siete top atleti potrà succedere sicuramente è che se state un'ora seduti a guardare la De Filippi, provate che andate giù con la testa. Se state un'ora a immaginare di camminare, quello, le sensazioni che poi avete non sono quelle di aver visto un'ora la De Filippi, con tutto rispetto per la De Filippi, ma sono delle attivazione a livello psicologico. Ma devo stare un'ora, immaginare la strada, immaginare la fatica, sicuramente, certo che il muscolo non si tonifica,
assolutamente. Non è che i giocatori hanno tonificato il muscolo, ma quando sono andati poi, dopo aver immaginato, sono andati fisicamente a tirare, il gesto tecnico mentale era lo stesso di quelli che hanno tirato per un'ora, identico, perché c'è un'attivazione psicologica. Quello che dicevamo all'inizio è soltanto, non è soltanto attività fisica psicofisica. Quella giornata che io non mi sento, perché non voglio uscire, perché non voglio andare a fare zumba, perché non riesco a fare 100 km in bicicletta, posso star lì e piuttosto che dire ce la faccio, ma che dolore, no, mollo tutto, mi metto e penso, e allora sicuramente l'attivazione è tanto quanto essere usciti. Poi logicamente, se voglio un muscolo tonico, allora devo poi fare qualcosa, ma già è qualcosa, o di diverso pensare e non pensare o pensare a qualcos'altro. Un altro esempio ancora più interessante è, è arrivata la mia collega, e lei, sì, cioè, noi avevamo invitato anche una mia collega farmacista, dove potete fare tutte le domande, quelle proprio precise, quelle che collabora con me, che cammina con me. Dopo l'hai invito sul palco, scusate, l'ho visto adesso. Un altro esperimento scientifico che è stato fatto, trovate tutto in rete, poi comunque Elena, che è la persona che vi presenterò, produrrà un articolo su tutto quello che io ho detto adesso. Cosa è stato fatto? Un gruppo di bambini malati, gravemente malati. Cosa hanno fatto? Un gruppo di bambini li hanno curati proprio farmacologicamente, solo farmacologicamente. Quindi avevano una malattia importante e poi hanno visto dopo quanto tempo questa malattia ha iniziato a degredire. Un altro gruppo di bambini gli hanno fatto immaginare un esercito vestiti con dei soldatini vestiti, immaginare dei soldatini vestiti di nero, tutti stracciati, tutti rotti, che combattevano contro dei soldatini vestiti di bianco. I soldatini neri erano le cellule malate, gravemente malate. I soldatini bianchi rappresentavano le cellule sane, li hanno fatti combattere immaginariamente, quindi immaginano la guerra, e i soldatini bianchi vincevano e combattevano i soldatini neri. Quello che è stato visto è che facendo vincere i soldatini bianchi la malattia regrediva tanto quanto le cure farmacologiche. E questo è scientificamente, non sto inventando, io lo trovate, vedete. Questo perché? Perché la forza del pensiero aiuta. Poi certo, non è che poi hanno fatto soltanto visualizzazione, poi hanno fatto la chemia, hanno fatto tutto quello che dovevano fare, ma quello che hanno visto scientificamente, che la malattia regrediva anche con l'aiuto dell'aspetto mentale di visualizzazione psicologica. È fondamentale, quindi se io devo fare un'attività sportiva e quindi si lega e mi piace avere delle scarpe, avere un abbigliamento, è tutto aspetti che contribuiscono a farmi sentire un atleta e sicuramente avrò più voglia poi di uscire e di fare un gesto tecnico. La camminata, il field walking, il bodybuilding, soltanto perché curo l'aspetto mentale, quindi non veramente, come vi dicevo, l'aspetto di aprire la visione, di aprire la mente, è quello proprio di pensare, vedersi degli atleti. Ma io l'acciacco, va bene, ho l'acciacco, va benissimo, ahimè, era meglio senza, lo so, cosa facciamo? Esco, vado fuori, avrò l'acciacco, va bene, ma io mi vedo, mi sento, mi sono visto come atleta. Posso? Va bene, ma la signora fa 10 km, va bene, io ne farò uno. Ma chi se ne frega? Ma l'aspetto psicologico, il beneficio psicologico che io avrò,
sarà tanto quanto la signora che fa 10 km. Non è quello l'importante, è il beneficio. Il titolo della giornata si chiama Il cammino e i suoi benefici. Il cammino che io divulgo, propongo, caldeggio, è semplicemente legato ad avere benefici. Tanto quanto si può avere benefici facendo il coro, facendo la bici, ma l'importante è tutto deve contribuire al beneficio e quindi allo star bene e quindi a invertire quella tendenza legata all'invecchiamento. Siamo tutti d'accordo? Okay. Quanto occhio, così mi regolo. Siamo già aspetto dell'alimentazione, vieni Elena. Aspetto dell'alimentazione, do la parola a Elena. Elena è, collabora con me, fa attività fisica con me, è una dottoressa in farmacia e affronterà il pezzettino legato all'alimentazione. Giustamente, perché l'alimentazione, lei non è un alimentarista, non è una dietologa, però è una persona che più scientificamente di me conosce la materia, in senso già sta facendo il percorso di dietologa istruttrice, eccetera, quindi mi pare che mi chiedevano, fate un applauso a Elena, perché è imbarazzatissima! Oh, vieni. Ok, il signore mi diceva l'alimentazione, e poi chiudiamo, aspetto fondamentale, cioè perché? Perché una corretta alimentazione cosa genera e cosa aiuta? Mi aiuta a stare bene, beneficio. Quindi l'alimentazione non vuol dire, poi spiegherà benissimo lei, meglio di me, ma è posso curare l'alimentazione. Perché? Perché mi produrrà un'emozione e l'emozione che mi produrrà mi sarà legato a un pensiero che io dovrò fare e il pensiero sarà legato a un intuito. Tutto perché? Per creare beneficio. Questa è la parola. Vi do la parola a te li ho preparati bene, penso. Io quello che posso assolutamente confermare è il beneficio della camminata in maniera assoluta, a qualunque età e per tutti. L'alimentazione è importante sempre, io combatto sempre gli eccessi, non abbiamo bisogno di mangiare troppo, mangiamo sempre tutti troppo, siamo sempre tutti troppo nutriti di cose eccessivamente caloriche, quindi l'alimentazione deve essere un'alimentazione sana, completa, non ci sono cose che non si possono mangiare. Ovviamente se si decide di fare un'attività fisica, dipende poi dall'intensità e dal tipo di attività che si fa, però partendo da una camminata al mattino, sicuramente la colazione, la prima colazione è uno dei passi che non vanno assolutamente dimenticati. Prima colazione che non vuol dire cappuccio e brioche, ovviamente cadendo il cappuccio e la brioche, questo si può bere sabato e la domenica, ma se si va a camminare meglio preferire alimenti più facilmente digeribili e più energetici, quindi il caffè, lo yogurt, le fette biscottate con la marmellata, per cui magari in un tempo di un'ora e mezza prima della camminata prevista. Questo ci aiuta non solo a sostenere la fatica, ma in questo periodo che si andrà verso la stagione fredda, le calorie che si bruciano sono sicuramente di più e quindi questo ci permette di sostenere meglio la fatica. Le proteine, estremamente importanti, soprattutto quando si avanza con l'età. Purtroppo tutti ci accorgiamo che il tono muscolare tende a calare. No? La nostra muscolatura col passare degli anni, uno dice strano, non faccio niente, cioè faccio di nuovo come prima eppure mi sento più affaticato, perché purtroppo fisiologicamente questo è un processo inevitabile, però si può fare qualcosa per sostenersi, quindi proteine, carne bianca assolutamente consigliata, uova, pollo, coniglio, magari le carni rosse, le costate, i filetti, quelli non sono più così tanto necessari. E si può anche integrare, farmacia, si può chiedere consiglio, esistono degli integratori di proteine che
che da una certa età in poi sono assolutamente consigliabili, perché comunque vanno a sostenere anche il muscolo. Quando ci si sente stanchi, a volte non servono solo le vitamine, anche se ad esempio i multivitaminici, soprattutto durante la stagione invernale, sono assolutamente consigliabili. Ma l'integratore di proteine è quello che ci dà proprio i mattoncini, che ci danno un po' più di sostegno alla muscolatura. Quando si parla di integrazioni non bisogna mai pensare di farlo per un periodo, lo faccio 2 o 3 settimane, faccio una scatola e poi vado in farmacia, non è cambiato niente. No, l'integrazione è qualcosa che va proprio inserito nelle proprie abitudini. Vanno fatte per lunghi periodi, quindi per mesi. Questa è la cosa fondamentale, come quando si consiglia, non so, voglio fare una cura per la tuta dei capelli, hanno preso 2 scatole e non è successo niente, no? Cioè, integrare vuol dire introdurre quel qualcosa di cui siamo carenti e che nel tempo piano piano dobbiamo andare a compensare, ma deve essere un processo portato avanti per mesi. Si fanno magari poi degli intervalli, possono essere 4 mesi, sì, 1 mese di pausa e poi si riprende per altri 4 mesi. Qualunque tipo di integrazione. Sali minerali, lì ovviamente, adesso vabbè, si suda un po' meno, però tra le ieri, infatti oggi hanno fatto una domanda a mia mamma, in che stagione siamo? Cioè anche uno che sta bene dice boh, la risposta è boh, perché ieri sembrava di essere nel deserto del Sahara. Però un po' di acqua e un po' di sali minerali fanno sempre bene. I crampi, quando ci si lamenta, i crampi di notte, probabilmente manca qualche cosa, un po' di potassio, un po' di sodio, un po' di polase. Perché no? Quindi soprattutto se si sta fuori, per quelli che sono un po' più atletici e magari fanno camminate un po' più lunghe con un ritmo un po' più elevato, soprattutto se conoscono Gigi Massangelo. Non ancora. Qualcuno di voi spero abbia poi il piacere di sperimentare. Caldamente consigliati. Comunque, alimentazione regolare, varia, leggera. La sera soprattutto poco. I nostri nonni e bisnonni vivevano più. Le popolazioni che vivono più a lungo, basta guardare nel centro della Sardegna, gli ultracentenari di abitudine la sera mangiano un pezzo di formaggio, un po' di latte e vanno a dormire. Quindi, pasto della sera, state più leggero possibile. È sempre tutto molto relativo, no? Esatto. Cioè, se mangio 2 etti di gorgonzola, quello no, però se mangio un po' di ricotta, un po' di primo sale, un pecorino, qualcosa lì, nelle porzioni giuste, adeguate, non può fare male, assolutamente. Io ho questa idea. Che faccia male non c'è niente, è tutta una questione di quantità. Chiaro che ci sono delle particolari problematiche, allergie, intolleranze, problemi di salute. Ovviamente stiamo facendo un discorso generale, poi nello specifico ognuno deve tenere conto della sua possibilità. Grazie. Siamo a disposizione, adesso ci sono di farci delle domande ovviamente e passo la parola a Rita. Buongiorno a tutti, volevo semplicemente dire che il giorno 6 novembre, davanti alla sede dell'Hauser Corsico in via Falcone, noi ci incontriamo con Gigi e partiamo per una camminata di prova. Chi vuol venire vi aspettiamo. I volantini li trovate in fondo. Alle 9.30, cioè troviamoci alle 9.15, alle 9.15 e poi partiamo alle 9.30. Vi aspettiamo. Se per caso è brutto tempo, troviamo la soluzione da farlo internamente. Quindi venite comunque se è brutto. Buongiorno, grazie a tutti. Grazie.